Si gode. Perché? Perché Apple, anche se con un giorno in ritardo, ha annunciato questo fottuto evento Apple. Quindi da in questi giorni fino all'8 marzo, lo dovevamo aver scontato, però fino all'8 marzo video sui vari prodotti lì, che cosa, ci divertiremo tantissimo. Quindi io ora devo dare un attimo due informazioni. Si svolgerà l'8 marzo alle 19. Si chiama Peak Performance. Dal logo, che è questo qua che vedete a schermo, non riusciamo a intuire tanto. Potremmo avere nuovi colori per l'iPhone SE, non lo so. Sinceramente non lo so. E boss, sì, sono contento. Questo è proprio un video così, aggiornamento, annunciato questo Apple Event. Vi ho già detto nel penultimo video cos'è, cosa dovremmo avere, ovvero in poche parole iPhone SE, nuovo iPhone SE, un nuovo iPad Air, un nuovo Mac Mini e basta, principalmente un nuovo MacBook Pro M2, iPad Pro io no, ve lo dico subito, non arriva iPad Pro, non arriva nulla di tutto questo che ci sto dicendo. Non lo so, arriva un nuovo colore per iPhone 13, sarebbe fighissimo. Voglio un po' vedere cosa si inventano, cosa creano, come ci faranno divertire, come mi faranno andare in hype e mi faranno sentire un povero di me. Magari potrei seguirlo in live, no, perché no, ve lo dico subito. Domani video un po' più dettagliato, poi da venerdì fino a lunedì, e anche lunedì escono tutti i video a riguardo, infatti sposto proprio tutta la programmazione almeno di 2 settimane, perché ora slitta tutto su questo evento. E no, sono molto contento perché comunque Apple torna. Non ho capito perché alla fine non l'abbiamo dichiarato ieri, perché si diceva vabbè, ok, l'hanno rimandato per quello che sta succedendo in Russia, Ucraina. Quindi, però ora per questo annuncio il giorno dopo non lo so, perché forse per prima dichiarare la di aver smesso di vendere in Russia e poi fare questa cosa qua. Non lo so, non mi interessa, sinceramente sono molto contento. E basta, vai, per super hype a palla. Brava Apple, brava, sono fiero di te stavolta. Ah, e il logo molto figo. Bravo Tim Cook, lo so che ti ci sei messo te con Photoshop l'altra notte a farlo perché non avevi nulla da fare. Ciao.